Beh, ringrazio l'architetto Stefani di avermi tirato la volata perché, visto l'orario, buonasera a tutti anche da parte mia. Mi chiamo Andrea Melotti e all'interno di Schneider Electric mi occupo di automazione industriale, quindi non vorrei preoccupare i colleghi della Schindler che si occupano di ascensori, ma questo mi dà anche l'occasione poi per fare una breve presentazione aziendale. L'oggetto appunto del mio intervento, che vuole essere sia breve che possibilmente anche leggero vista l'ora, è l'efficienza appunto energetica attiva negli edifici, quindi l'efficienza energetica che riusciamo ad ottenere con un livello di automazione, poi vedremo quali livelli all'interno dell'edificio, e che quindi fa riferimento alla normativa europea N15232 che la regione Emilia-Romagna, prima e unica regione al momento, ha recepito, vedremo appunto con decreti della giunta regionale. Molto velocemente, quindi, profilo aziendale, perché chi proviene magari dal settore elettrico sicuramente ha avuto a che fare o quantomeno conosce Schneider Electric, chi proviene da altri settori magari è più difficile che sino ad oggi abbia avuto modo di incontrarci. È un gruppo che esiste dal 1800, che si occupava prima di industria, quindi soprattutto di industria pesante, di metallurgia, si è convertito nel 1900 in dispositivi di controllo e quindi anche di comando e protezione, appunto power and control, con tutta una serie di acquisizioni partite dall'inizio del 2000 su settori affini all'impiantistica, quindi gruppi di continuità, automazione degli edifici, sistemi per il fotovoltaico, sistemi per il condizionamento di precisione, videosorveglianza, ha cercato di costruire un pacchetto per dedicarsi alla gestione dell'energia, all'energy management. Oggi è una società da circa 20 miliardi di euro di fatturato, questo era fatturato 2010, fino a qualche mese fa avremmo detto post-crisi, adesso non sappiamo se post o pre, comunque questi sono i dati concreti da cui partiamo, e soprattutto oltre ai dipendenti ha investito il 5% del fatturato in ricerca e sviluppo, forse il numero che riteniamo più importante di tutti gli altri da presentare. Il gruppo oltretutto ha un forte radicamento europeo perché la sede principale, gli headquarters sono a Parigi, ma soprattutto ha storicamente un forte radicamento italiano perché qui in Italia abbiamo, mi pare, forse più di 5 siti produttivi, oltre ad 8 aree commerciali, e i dipendenti complessivamente impiegati nel nostro paese credo siano più circa 2000, quindi radicamento italiano-europeo per noi non è affatto trascurabile. Per questo concetto di gestione dell'energia ovviamente ci collochiamo nella fascia di mezzo tra chi produce e trasmette l'energia, che non è il nostro compito, tra chi la utilizza, che sono appunto i nostri clienti, e noi cerchiamo di rendere quell'energia tramite i nostri imperativi, cioè sicura, affidabile, efficiente, produttiva e soprattutto anche più sostenibile. Questi erano i settori bassa e media tensione, automazione e controllo di presenza storica del gruppo, ai quali si sono via via aggiunti le parti di building automation, con vari marchi appunto qui elencati, di sistemi di installazione, di continuità dell'energia, questo è un brand certamente molto conosciuto anche dai distributori di informatica, e soprattutto di soluzioni per energia rinnovabile, quindi in particolare il mercato fotovoltaico e quindi gli inverter, dispositivi annessi e connessi, e più recentemente la francese Areva nel campo della media tensione. Arriviamo quindi allo scopo principale della presentazione, quindi la normativa 15232, che è una normativa che parte dalla EPBD 2010, quindi la Energy Performance Building Directive nella versione 2010, che nell'articolo 8 integra l'automazione, sia in ambito terziario che residenziale, oltre a prevedere altri aspetti come la riduzione delle metrature degli uffici a cui si va ad applicare e praticamente una richiesta cogente di monitoraggio dei consumi. Quindi questa spinta all'efficienza energetica
parte fondamentalmente dalla constatazione che il 40% del consumo energetico europeo dipende dagli immobili, il 60% di quel 40%, quindi 60% di consumo dovuto ai building, è in gran parte imputabile a illuminazione, riscaldamento, condizionamento e ventilazione, che sono appunto gli aspetti sui quali la N15232 va a stabilire dei livelli di automazione. Altra considerazione importante che le PBD 2010 vuole in certo qual modo favorire è una progettazione via via più integrata dell'edificio, quindi che non sia segmentata nelle parti progettuali classiche, quindi architetturale, strutturale, impiantistica, meccanica ed elettrica, più le altre varie fasi del progetto, perché è ovvio che questa segmentazione è inevitabile che porti ad un processo di progettazione certamente più inefficiente. Questo tra l'altro mi dà la possibilità di inserire quella che è una ormai è diventata una filosofia in assoluta in casa Schneider. Non è un prodotto, ma diciamo così è quasi, se vogliamo, una sorta di linea di pensiero chiamata EcoStructure, cioè partendo dal multisistema edificio attuale, di poter giungere via via, è un processo in corso anche per noi perché molte acquisizioni sono state recenti nei vari segmenti della gestione impiantistica, giungere ad un sistema integrato che, grazie ad un'unificazione del supporto fisico, quindi del rame, della rete, del bus che collega le varie sottostazioni e del sistema di gestione, possa finalmente portare anche ad un risparmio concreto sui costi di realizzazione, cosa che fino ad oggi non è, perché se lo è, l'è solo sui costi gestionali. Quindi la 15232 sancisce appunto l'importanza di una progettazione integrata, perché definendo delle classi di efficienza del sistema di automazione dice che queste classi all'interno dell'edificio sono rispettate se per ogni sottosistema impiantistico si raggiungono determinati livelli. Da qui appunto la necessità dell'integrazione nella progettazione stessa. Vincolanti in Emilia-Romagna dal settembre 2010 tramite il decreto regionale 1362. Qui mi sono permesso di riassumere un po' la situazione perché, dato che riguarda soprattutto l'Emilia-Romagna, spesso c'è un po' di confusione. Quindi la vecchia EPBD, quindi la 2002-91, in Italia, grosso modo, è sfociata nei decreti legislativi, il 192 e il 311, di cui si è parlato sino adesso, ma è la vecchia PBD, quindi non aveva per oggetto i livelli di automazione degli edifici. Questi entrano in gioco con la nuova PBD versione 2010, grazie alla quale sono scaturite una serie di normative N, tra cui la N15232, che appunto si occupa dell'efficienza energetica attiva, quindi livello automazione, recepito dalla Giunta Emilia-Romagna con il decreto della Giunta regionale 1362 del 20 settembre 2010. Come ha detto in precedenza l'architetto Stefani, è praticamente una modifica agli allegati del 156-2008, quindi il 156-2008 è il riferimento per il campo applicativo, 1362 ne modifica agli allegati, con un'ulteriore piccola variazione, ma che vedremo ci interessa poco ai fini della 15232, con il 1366 del settembre di quest'anno. Quindi a tutti gli effetti è una normativa cogente in Emilia-Romagna già dal 2010. Quali sono gli aspetti impiantistici e le parti dell'impianto di cui si occupa? Dicevamo adesso la parte HVAC, quindi riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria, la parte di gestione dell'illuminazione ambientale, quindi illuminazione, controllo delle schermature solari e soprattutto i sistemi di gestione, quindi cosiddetti BACS, che è l'acronimo di Building Automation Control System o TBM, quindi Technical Building Management, ma che in un certo qual modo fanno entrambi riferimento al sistema di gestione degli edifici. Sono esclusi gli elettrodomestici perché questi ovviamente non fanno parte dell'efficienza dell'edificio.
Quindi il primo aspetto fondamentale inserito dalla 15232 sono delle classi di efficienza energetica del sistema di automazione che la 15232 va ad elencare come A, B, C e D, ovviamente inversamente in ordine di importanza, quindi si confondono abbastanza con la certificazione energetica da cui secondo me la giunta col decreto 362 dell'Emilia Romagna sono state invece classificate come 0, 1, 2, 3. Quindi se uno prende nella norma CEI 205-18, nella guida CEI, pardon, per essere più precisi, a cui faceva riferimento l'architetto Stefani e a cui fa riferimento appunto il 1362 della regione, sono ancora indicati come A, B, C, D, perché è una sorta di traduzione abbastanza fedele della normativa. Nel 1362 invece sono riportati come 0, 1, 2, 3, secondo me non gliel'ho mai chiesto, ma mi viene da pensare che sia dovuto prevalentemente al fatto di non generare confusione con l'efficienza degli edifici e poi figuriamoci anche magari con gli elettrodomestici. Comunque, tornando a noi e tornando a queste classi, per semplificare il tutto, il D ovviamente è la cosiddetta classe non ecocompatibile, per la quale appunto oggi non è più possibile progettare degli edifici che rientrano in quella classe, quindi il classico edificio, per semplificare, on-off, accendo-spengo il condizionamento, accendo-spengo l'illuminazione, questo non è più possibile. La classe C, che diventa la classe di riferimento standard, è, nuovamente per semplificare, la classe dove ho un minimo di automazione all'interno dell'ambiente, quindi una automazione ambientale, un dispositivo che mi permette di interrompere un'erogazione di energia. Banalmente, se parlo del clima in una camera e ho dei radiatori, la classica valvola termostatica che al raggiungimento della temperatura mi blocca il flusso dell'acqua. La classe B, quella definita avanzata, è la classe che, diciamo così, contempla al suo interno un sistema bus. Quindi per essere in classe B io devo avere in pratica quello che prima chiamavamo bus, quindi Building Automation Control System, quindi un sistema, un doppino che mi colleghi i regolatori dei vari ambienti e mi permetta quindi una gestione integrata dell'edificio. La classe poi più efficiente di tutte, quindi quella A, cosiddetta efficienza energetica elevata, in più rispetto alla precedente, diciamo, ha sia un sistema di gestione più elevato, quindi con interazioni magari più spinte tra i vari livelli di automazione delle parti impiantistiche dell'edificio, ma soprattutto ha una richiesta di energia in funzione della domanda. Cioè, anche qui, per fare un esempio che vale più di mille parole, sono in un ambiente e ho da controllare l'illuminazione, ho un sensore di presenza che me l'accende e me la spegne a seconda della presenza delle persone. Avessi da gestire dei ricambi dell'aria, ad esempio in una sala riunioni, devo avere una sonda di qualità dell'aria che mi vada quindi a modulare quei ricambi in funzione, in quel caso lì, vabbè, delle particelle di anidride carbonica e quindi della presenza effettiva delle persone. Quindi un qualcosa che risponda appunto ad una richiesta puntuale. Prima Stefani diceva agli edifici pubblici, ed edifici ad uso pubblico richiediamo di più, parlava appunto di un 10%, la stessa cosa l'ha fatta nel 1362, cioè agli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, la classe minima di riferimento è la B. Quindi la classe C è la classe standard per tutti gli edifici, pubblici, non pubblici, residenziali, non residenziali. La classe B diventa in Emilia-Romagna la classe di riferimento appunto per gli edifici pubblici. Percorso tutt'altro che banale, perché ne scherzo spesso con alcuni progettisti, soprattutto chi si occupa di progettare scuole, che solitamente sono l'edificio pubblico alle dipendenze comunali, quindi spesso con minori risorse, dove la dotazione impiantistica viene ad essere inevitabilmente un po' scarsa, ridotta ai minimi termini. Avere in classe B vuole dire che io devo avere un sistema bus nel mio edificio.
Quindi devo avere dei regolatori e li devo avere in ogni ambiente e quei regolatori devono essere collegati a un sistema centralizzato. Per tanti edifici pubblici, pensiamo in un particolar modo agli ospedali, parliamo di qualcosa di assolutamente scontato, è da anni che non vedo più un ospedale che non si progetta in questo modo, anzi lì le esigenze sono notevolmente più spinte, ma ripeto, se pensiamo ad altri edifici pubblici, in particolare mi vengono in mente appunto le scuole comunali, devo dire che spesso e volentieri la situazione non è questa, quindi il fatto che dal 2010 qui in Regione ci sia già questa normativa, spesso e volentieri un po' sconosciuta, secondo me alle amministrazioni stesse, è un passaggio tutt'altro che banale. Quindi uno standard che si applica ovviamente sia ai nuovi edifici, perché appunto sono dei prescritti dei livelli funzionali del sistema di automazione, ma soprattutto è una normativa che vuole essere di aiuto nel rinnovamento, quindi nel recupero di edifici esistenti, perché come vedremo dopo va anche a stimare in maniera semplificata su base statistica i risparmi che posso avere adottando determinati livelli di automazione, che è un qualcosa che sino ad oggi costituiva l'ostacolo principale alla proposta, cioè io per mille motivi, perché non sono in possesso di tutti i dati, non riesco a stimare i risparmi, faccio fatica a proporre al general contractor o al cliente finale delle migliorie di cui lui non capisce bene i ritorni del suo investimento. La normativa propone una serie di tabelle, quindi è schematizzata secondo me in una maniera abbastanza semplice, poi è ovvio che come tutte le schematizzazioni si presta sempre, diciamo così, comunque a delle interpretazioni o a delle zone di confine un po' grigie, però quantomeno questo primo impatto aiuta, cioè va a distinguere tra ad esempio gli edifici ad uso residenziale piuttosto che non residenziale, la classe di livello di efficienza energetica che si vuole raggiungere. In questo caso la parte impiantistica presa in considerazione è il riscaldamento, quindi se andiamo alla gestione del riscaldamento, per esempio delle emissioni, quindi dell'ambiente, la norma mi dice che se non ho nessun controllo, ho un controllo centralizzato, quindi ritorno all'esempio che facevo prima della caldaia on-off, della caldaia con un semplice orologio, sono comunque in classe D, quindi in una classe che non è più ammessa né per il pubblico, né per il privato, né per il residenziale, né per il non residenziale. Ho un controllo individuale, quindi con un regolatore come quello che vediamo là in fondo nella parete, piuttosto che una valvola termostatica, sono comunque in classe C, quindi per edifici privati, sia residenziali che non residenziali, una classe sufficiente, quindi la classe standard. Per passare al livello successivo, come dicevo in precedenza, è necessario avere una comunicazione bus tra i vari controllori e il sistema di gestione, e questo è il passaggio in classe B. L'ulteriore passaggio, come lo vado ad ottenere, appunto con un controllo individuale della domanda, quindi qui fa appunto gli esempi di sensori di occupazione piuttosto che di qualità dell'aria, che mi permette il passaggio successivo alla classe maggiore ed è forse anche il passaggio, diciamo, più costoso da un punto di vista economico e a volte anche tecnico. Queste tabelle sono riproposte appunto per i vari impianti, quindi riscaldamento, raffrescamento, condizionamento e ventilazione ed illuminazione, quindi con le varie funzionalità che devono essere poi rispettate in edifici residenziali o in edifici non residenziali per arrivare alle classi di efficienza B, C, D, C, BA richieste. Questo, diciamo, è una semplificazione, un aiuto che la norma dà a chi deve progettare o chi in un certo qual modo si trova a dover scegliere un sistema. Aspetto qui in fondo tutt'altro che banale, perché qui succedono spesso dei qui pro quo. Se io non ho le schermature solari non le devo gestire, non le ho. Che sistema di automazione posso applicargli? Se le ho e voglio che il mio edificio sia in classe B,
appunto per la N15232 devo gestire anche le schermature solari o comunque vedere nella tabella della norma cosa la norma mi richiede. Questo per dire che tutte le funzioni implementate per i vari sottosistemi impiantistici devono rispondere appunto a quel livello di efficienza che sia D, C, B o A per poter dire che l'edificio è classificato in quel modo. La norma a questo punto propone dei metodi di calcolo. Dopo aver detto quali sono le funzionalità che mi fanno appartenere alle varie classi, la norma dice, bene, come andiamo a stimare il risparmio se passo da una classe ad un'altra? Norma propone dei metodi di calcolo dettagliato, che sono appunto, mi pare, 5 procedure previste dalla normativa stessa, appunto procedure di calcolo analitiche, ma che sono utilizzabili quando il sistema è noto, come è noto anche il sistema di automazione e l'impianto energetico stesso. Quindi, alle volte, soprattutto in una fase preliminare, risultano un po' difficili da applicare e soprattutto laboriose. Il grosso aiuto che dà invece sono i cosiddetti back factor, cioè dei coefficienti che la norma è andata a calcolare in pratica su base statistica facendo delle simulazioni su un edificio standard, su un locale standard per meglio dire, detto locale PB 2006, dove quindi è andata a stimare in percentuale i risparmi ottenibili al variare del livello di automazione. Quindi, in particolare, ottiene questi back factor, appunto, che ci danno una stima per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione e illuminazione, che sono le sottotipologie impiantistiche prese in considerazione, e si arriva a queste due tabelle, una per riscaldamento e raffrescamento ed una per energia elettrica, suddivise tra edifici non residenziali ed edifici residenziali. Per i non residenziali sono suddivise anche stare alla tipologia, alla destinazione d'uso dell'edificio stesso. Quindi, per fare un esempio, se prendiamo degli uffici, la classe di riferimento è la C, a cui è stato dato coefficiente 1. Se quegli uffici per assurdo fossero in classe D, il coefficiente, il back factor sarebbe 1,51, quindi avrei addirittura un consumo del 51% in più per riscaldamento e raffrescamento. Back factor che scendono rispettivamente a 0,8, a 0,7 se passo in classe B o in classe A, quindi con risparmi del 20 o del 30% sull'energia per riscaldamento, raffrescamento, passando a livelli più prestazionali di automazione. Questa è ovviamente una semplificazione che su base statistica che la norma ha pensato di introdurre ed è di fondamentale aiuto nella nostra attività, perché ritornando al discorso che facevo prima, è molto difficile, a parte il fatto che per normativa devi progettare in classe C o in classe B se è un edificio pubblico, proporre di fare un ulteriore salto ad un'altra classe in assenza di quantificazioni, quantomeno stime percentuali. Questo è scritto sulla normativa europea, recepita quindi dalla regione, perciò che uno ci voglia credere o no, questo è quello che la norma dice. Poi è ovvio che metodi di calcolo più precisi, che sono appunto previsti dalla norma, sono sempre applicabili, quindi se un cliente dovesse chiedere un calcolo all'ultimo centesimo di euro, è ovvio che non sono applicabili queste tabelle, però per avere un'idea dell'incidenza e soprattutto dell'importanza comunque del sistema di automazione, queste tabelle sono sicuramente di aiuto, come vediamo anche percentuali più basse passando da un edificio non residenziale ovviamente ad un edificio residenziale, soprattutto nel riscaldamento e nel raffrescamento, poiché diciamo così le variabili sono sicuramente inferiori. Questo lo passo velocemente, il locale standard di cui si diceva prima è PVD 2006, cui sono state fatte appunto delle simulazioni software su base statistica, prevede dei profili di occupazione, quindi profili di carico a seconda della destinazione d'uso,
profili ovviamente che vanno a modificare, ad esempio nel caso dei set point estivi, invernale, della ventilazione, a seconda dei livelli di automazione e grazie ai quali appunto si sono ottenuti quei coefficienti back factor di cui parlavo adesso. Quindi è uno standard ufficiale, soprattutto è uno standard cogente in Emilia-Romagna dal 2010, ed è quindi un aiuto, secondo noi, oltre che nella direzione del risparmio energetico, nella direzione di una progettazione più integrata e sicuramente di maggior qualità rispetto all'attuale. L'architetto Stefani prima parlava della guida CEI 205-18, noi di Schneider ci siamo permessi e abbiamo anche la vanità di dire che abbiamo fatto una guida più completa e forse anche più precisa in alcuni aspetti, appunto colpo di scena, diciamo, dopo sarà disponibile all'uscita al nostro tavolo per chi interessa. In pratica cosa abbiamo fatto riducendo al massimo i tempi? Abbiamo fondamentalmente tradotto in italiano le tabelle che prevede la 15232, quindi che ovviamente sono originariamente in inglese. Abbiamo a fianco ad ogni funzionalità inserito un codice appunto nel primo caso, ad esempio, uno potrebbe leggere SE1C, dove SE vabbè sta per Schneider Electric, 123 è un numero progressivo, CBA si riferisce alla classe di efficienza energetica che l'implementazione di quella funzionalità mi permette di ottenere. Dopodiché ad ogni codice corrisponde in pratica una scheda tecnica dove viene riportato per iscritto la descrizione del principio di funzionamento, la descrizione dei benefici energetici e soprattutto uno schema impiantistico applicativo della funzionalità. Quindi per ognuna delle funzionalità presenti nella normativa sono state prodotte delle schede tecniche esplicative, quindi questa fondamentalmente, diciamo così, è stata un'azione che potremmo chiamare divulgativa fine a se stessa, fatta dall'azienda, dove appunto si ha sia la descrizione della funzionalità del risparmio ottenibile e il layout impiantistico della realizzazione. Per concludere, avevo detto che ero veloce, ho cercato di esserlo, la guida è scaricabile in versione PDF direttamente dal sito Schneider previa registrazione, ripeto, è ottenibile anche in versione cartacea, ne abbiamo qui con noi al tavolo che abbiamo allestito. Oltretutto è possibile anche richiedere le schede tecniche sia in versione DOC per quello che riguarda la descrizione delle funzionalità e dei risparmi, sia in formato DVG per quello che riguarda gli schemi impiantistici. Direi che ho concluso.